siamo passati per Conegliano Veneto. Mica male. Oh, incredibile. Sì, questa sera è un inizio un po' così, dal mare, mentre ci prepariamo per andare a dormire. Mentre questa luna, guardate che roba. Domani iniziamo i lavori dall'inizio, levigatura su con il gel coat a spruzzo, e noi vi auguriamo la buonanotte. Bene, colazione su Paloma e poi via, non vediamo l'ora. Manca un po' di carta vetro, così vediamo se sulla Paloma c'è. Questo è quello che ci serviva. Così, con questi quattro fogli, oggi via le imperfezioni e poi si va. Dai, mica sempre dei cinesi, andiamo anche un po' dall'abrico io. Andiamo. Dai. Allora, innanzitutto una tuta di neopreme, così da, insomma, fare le cose fatte bene. E poi qua ci sono i vari tipi. Per la levigatura della barca andiamo su una grana da 80, così, due di queste. Guardate, Giorgio ha cominciato a fare il commesso qui all'abrico, vedete, sta mettendo tutto in ordine, tutto bene. Carta, l'abbiamo trovata allora, è quella giusta? Sì. Eccoci qua, spesa è fatta, prima volta che esco senza spendere 100 euro. Dai, che oggi si vernicia. Diego. Praticamente devo togliere questo scalino, vedete, che c'è nella bicolorazione della barca, tra il grigio e il rosso, perché la barca, non vi diciamo che colore verrà, ma verrà di un colore unico fino all'antivegetativo. Quindi dobbiamo togliere adesso questo scalino, dopo una levigatura che abbiamo dato generale, dobbiamo togliere bene questo scalino, manca solo un metro e ci siamo. E niente, adesso mettiamo in acqua il crocale, perché per me avrebbe vinto un ragazzo che ha chiamato il kayak crocale, però insomma... No, è crocale come magari nome ufficiale, ma io lo chiamerò sempre acciughino, adesso capirete perché. E io sono un tipo d'atletica leggera, lui è un tipo invece da gambe, quindi lui ha le gambe molto muscolari, vedete la differenza? Tra le mie gambe, adesso io sono più ciclista. Avevo le gambe quando giocavo. Ha più problemi a entrare. Intanto proviamo. Ci si entra facilmente. Tu vai dentro facile, ma è anche abbastanza stabile. Vediamo cosa si riesce a fare. Didio ha provato l'acciughina, come dice lui. Adesso Giorgio prova il crocale. Vediamo se è vero che i miei gamboni non entrano dentro quella acciughina, come la chiama Tito. La vuoi provare tu, Giorgio? Arrivo! Dai, mi metto sul cortile e ci sali. Dai, tutto sommato, Giorgio, non è che ti stai proprio strettissimo dentro. Sembravi grassissimo, invece guarda, sopra l'acciughina sei quasi acciugabile anche tu. Come la trovi come stabilità, Giorgio? Molto bene. Potrei fare l'eschimo. Non fallo, ti prego. Non ho voglia di fare il bagno. No, va bene, anche nella corrente. Beh, per forza, questa è una canoa da fiume. Perché sotto è molto veloce. Sotto è piatta, tutto sommato, eh. Bellissima Paloma vista da qua. Bella. Certo. Perché non abbiamo tanti soldi da spendere, ma soprattutto anche questa qui è bella, è vissuta, avete visto? Giorgio il mare non poteva avere una cosa lucida, fiammante. Sì, è comodo, e poi ci facciamo una seduta più comoda ancora. Sì, la facciamo più comoda. E lì davanti ci applichiamo, ti faccio un attacco di miei con la telecamera, che tu basta che tu remi, praticamente la canoa diventa un cavalletto. Una rete ci vorrebbe. Una rete? Una rete per portare le robe.
Ecco, allora dobbiamo creare un portapacchi, Giorgio. Ecco che Giorgio ha già visto cosa fare con... eh? Stiamo montando una staffa per la telecamera. Vedi Giorgio, se questo qua è fisso, vedi? Bene, l'importante è che controllate il vento. E anche se il vento oggi spinge da terra verso fuori, quindi le barche qua nel cantiere e le altre non sono interessate, meglio che copriate le barche che ci sono a fianco, così da evitare che magari per caso qualche cristallo di colore non vada sulle altre barche. Una bella copertura alle altre barche e siete a posto. Questo è un consiglio che vi do. Nei primi lavori qualche errore anni fa l'abbiamo fatto. Quindi niente, sta venendo, è nera, lucida, davvero bella. Mi avevate chiesto come facevi col gel coat e la macchinetta. Usa il diluente puro, diluisce il gel coat e così lo amalgama e così il gel coat si spruzza. Ancora diluente per renderlo fluido. Ovviamente la dose del diluente deve essere sempre uguale per evitare cambio di... l'induritore che viene fornito insieme al gel coat e la miscela è fatta. Ieri abbiamo avuto problemi, nel senso che con il pannello solare ho distrutto la mia fotocamera Motorola, quella che vi dà i video 4K di solito, e così oggi ho dovuto procurarmi una camera Full HD e quindi tutto il materiale che avevo ieri, vi siete persi tutta l'operazione di levigatura. Vediamo se riesco a recuperare qualche immagine, però abbiamo levigato lo scafo bene e anche con cura. Comunque pistola Black & Decker, gel coat bicomponente, un po' di diluente per renderlo fluido e torna in mare.